Sono stato muratore, ferraiuolo, imbianchino, pranoterapeuta, maestro Reiki, massaggiatore ayurvedico. Ho vissuto anche tanti anni in Germania. Parlo correntemente italiano, tedesco e inglese. Del villaggio da dove vengo io, che contava 1500 abitanti nel 1993, quando io ne sono scappato, e che stava in quella che una volta si chiamava Jugoslavia, non è più in vita nessuna persona, nessuno, nessuno tranne me. Per 2 anni sono stata a Udine, lontana dai problemi che mi erano capitati qui. Lì vivevo in mezzo alla strada, ogni tanto in dormitorio e ogni tanto da amici che avevo conosciuto tramite il CERT. Poi sono tornata qui. Io sono di Milano. All'inizio, quando avevo 19 anni, ho cominciato gasandomi, cioè mi sentivo figa. Eravamo io e il mio ragazzo. Abbiamo cominciato con la cocaina insieme. E questa cosa ci univa, ci sentivamo fantastici e pensavamo che il nostro amore avrebbe battuto tutte le difficoltà dei nostri mondi difficili, delle nostre famiglie disastrose. Ci vedevamo per strada e ci sentivamo grandissimi. Esistevamo solo noi e avevamo il nostro segreto. Potevamo scappare, almeno nei pensieri. Non avevamo un posto per stare insieme. Lavoravamo tutti e due, ma non riuscivamo a farci una vita. Io facevo la cameriera e anche lui lavorava, però eravamo fragili. Lui ora si sta rimettendo in piedi e mi ha detto che se non mi rialzo anch'io non mi vuole vedere. Sono 10 anni che stiamo insieme e lo amo. Quindi ho capito che voglio riscattarmi, anche perché non voglio ammazzarmi e non ne posso più della vita di strada. Non so se questa frase ti fa ridere. Ma io comunque me la ripeto molto spesso rispetto a quegli anni. Ero come un topo che si credeva di essere un lupo. Ogni volta che sono in giro, io mi sento in difetto, come se valessi meno di chiunque altro. Sento sempre gli occhi delle altre persone addosso che mi giudicano. Si vede che la gente non si fida di me. Mi è rimasta impressa quella volta in cui stavo chiedendo l'elemosina sui Navigli. E questo signore, anziano, a cui avevo chiesto 20 centesimi,
mi ha guardata. Mi ha indicato un ragazzo di colore poco distante e mi ha detto: guarda, preferisco darle a un negro che a una persona che si fa le pere. Eppure io quella Veronica che era felice me la ricordo. Avevo 17 anni e stavo bene. Quella è la Veronica che voglio tornare a essere. Quando i miei si sono separati ed è morta mia nonna, che era l'angelo della mia vita, mia madre è andata in depressione e ci ha abbandonati. Si è persa via nel suo mondo di dolore, da cui veniva solo fuori per dirmi che io facevo la vittima. Ma a me lo diceva che lo faceva per aiutarmi, ma a me questa cosa non ha mai aiutato. Anche mio padre aveva i suoi problemi e ci picchiava. Insomma, una cosa travagliata. Ho due sorelle e un fratellastro io, ma loro per fortuna stanno bene. Sono più debole io di loro. Loro hanno resistito. Io mi faccio più sensi di colpa. A volte mi chiedo perché Dio mi ha dato questa vita di sofferenza. Forse ho sbagliato qualcosa, ma io non lo so che cosa. Forse perché ero la sorella più grande, forse dovevo capirlo, dovevo proteggerle. Li sentivo, i miei genitori che litigavano, e mio padre che tirava giù mia madre dal letto per i capelli quando ero ubriaco. Mentre le mie sorelle erano più piccole, magari non sentivano. Poi però, quando mi sono persa, chi le proteggeva? Avrei dovuto essere più forte. Forse dovrei essere forte adesso e dare una soddisfazione ai miei genitori e alle mie sorelle. Vorrei riscattarmi da tutto, ma è difficile. Viviamo abusivi in una casa popolare e mia mamma, che ha 57 anni ed è magrissima, fa le pulizie. Pensa che una volta che l'ho accompagnata per aiutarla, stavo morendo a fare la fatica che fa lei. E sta poveraccia la fa tutti i giorni. Sai, un giorno avrò un bambino e lo amerò tantissimo. Ma dovrà essere un giorno in cui sarò a posto. Un giorno in cui saremo a posto tutti e due. Un giorno in cui staremo bene. Vedi questi tatuaggi? Sono due. Perché una rondine non fa primavera.